La Camera respinge 1,55 Cozzolino. Pareri contrari Commissione e Governo. Favorevoli i relatori di minoranza, eccetto il relatore della Russa che si rimette all'Aula. Dichiaro aperta la votazione. Vico, Piccoli Nardelli, Patriarca, Pilozzi, Da Torre, Latronico, Zan. Qualcun altro no? Dichiaro chiusa la votazione. 165 favorevoli, 295 contrari, la Camera respinge. 101 Bianconi, parere contrario di Bianconi, prego. Grazie Presidente, così vengo alla spiegazione di prima in relazione alle valutazioni dell'onorevole La Russa. Noi siamo, abbiamo preso questa decisione comunque per la teoria della riduzione del danno, cioè si fa questi emendamenti per vedere se si riesce a limitare il danno e qui abbiamo scelto di non dargliela questa competenza come obbligatoria, ma come potenziale da valutare a può valutare. Ma questo, e così rispondo anche Presidente alla forte osservazione del collega Sanna, che ha definito bislacche alcune osservazioni, e per fare una citazione di una cultura che conosco ma che non è la mia, non si può mica guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro quando nel proprio c'è una trave. Come si fa a parlare di cosa bislacca quando ci viene spiegato che i consigli, il Senato è il rappresentante delle politiche regionali? Il rappresentante delle politiche regionali è la conferenza Stato-Regione, perché le politiche regionali sono le politiche dei governi regionali, le politiche dei comuni sono le politiche delle giunte comunali e dei sindaci, mentre il Senato rappresenta i consigli. E anche qui c'è un'altra discrasia perché da una parte rappresenta i consigli e poi ci sono 21 sindaci che rappresentano gli esecutivi. E anche qui si crea una nuova discrasia perché è noto per chi ha fatto il consigliere regionale e io l'ho fatto 13 anni da capogruppo e so quello che dico, che fermamente i consigli sono sempre in opposizione alle giunte, anche gli stessi consiglieri di maggioranza. E quindi con il Senato diamo fiato a una nuova differenziazione delle politiche regionali, perché i consigli si sentiranno forti dei poteri senatoriali e metteranno in difficoltà le giunte, mettendo ancora più in difficoltà la leale collaborazione amministrativa e istituzionale. Questo avete combinato. La ringrazio Bianconi, ci sono altri interventi su questo emendamento? No? Dichiaro aperta la votazione. Pareri contrari di Commissione e Governo, si rimettono all'Aula Toninelli, 40, Invernizzi, La Russa è favorevole. Archi, Fanucci, bene, Archi ancora.